La poca simpatia di Donald Trump per i musulmani era già nota, ora però il candidato alla nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca rischia di farsi dei nemici anche a livello internazionale, o perlomeno di rovinare le relazioni con l'alleato più stretto degli Stati Uniti, il Regno Unito. Gran parte della migrazione, gran parte dell'accoglienza, ha detto Trump durante un'intervista, è a causa dell'Unione Europea. Credo che la sua politica sia stata un disastro. Al cronista che gli ricordava come Cameron avesse definito la sua posizione sui musulmani stupida e sbagliata, Trump ha risposto che questo commento lascia immaginare che le relazioni con il premier britannico non saranno buone e che Cameron sembra che non voglia risolvere il problema. La replica britannica non si è fatta attendere. Il cancelliere dello scacchiere George Osborne ha ribadito la posizione espressa nei giorni scorsi da Londra. Di certo ribadiamo quel che abbiamo replicato quando ha chiarito che non vuole avere musulmani che entrano negli Stati Uniti. Io, David Cameron e altri siamo stati abbastanza chiari nel dire che non è un punto di vista che condividiamo, ma si tratta di un candidato alla presidenza americana e parleremo con lui perché è nel nostro interesse parlare ai nostri alleati come gli Stati Uniti d'America. But he's an American presidential candidate and we will talk to him because it's in our interest to talk to our allies like the United States of America. Trump ha anche accusato il neosindaco di Londra, Sadiq Khan, di essere un maleducato per averlo definito ignorante e poi ha assicurato che non dimenticherà le parole del primo cittadino della capitale britannica.